Buon pomeriggio cari amici e ben ritrovati come ogni venerdì tra 15 giorni da una puntata all'altra ci troviamo per un appuntamento, devo dire, sempre molto interessante con la rubrica Biomedical Report che ha il merito, e di questo bisogna dare atto all'attività di coordinamento svolta dal professor Mauro Minelli, di riportare su un terreno comune e di facile comprensione alcuni argomenti particolarmente urgenti, direi tematiche emergenti che interessano l'intero corpo sociale, quindi i giovani, gli anziani, i professionisti, i bambini, perché si tratta della salute di tutti e non potrebbe essere diversamente. E devo dire che il taglio, anche l'approccio multidisciplinare che volutamente è stato impartito, è stato fornito a questo percorso scientifico e culturale, aiuta molto. Innanzitutto perché rende, tra virgolette, più divertente, anche più piacevole il percorso che condividiamo, ma soprattutto lo rende estremamente interessante alle esigenze di ciascuno di noi. Abbiamo parlato di inquinamento e coronavirus, abbiamo parlato della buona alimentazione, della buona cucina, della dieta mediterranea, abbiamo parlato del benessere legato all'habitat, al contesto in cui viviamo, all'energia, ecco, che un po' anima il nostro vivere. Abbiamo parlato di bioarchitettura. Oggi parleremo del microbiota intestinale. Partiamo dal titolo: diete e microbiota intestinale, reciproche interferenze ed effetti sulla salute umana. Ne parliamo con il professor Mauro Minelli, specialista in immunologia clinica e allergologia, docente straordinario di igiene generale applicata, e con il professor Giuseppe Calamita, ordinario di fisiologia nell'Università degli Studi di Bari. Bentrovati, un saluto a tutti e due gli ospiti. Grazie, buonasera a tutti. Allora, professor Minelli, nell'introduzione mi sono permesso di riportare all'attenzione di chi ci segue, e sono tanti, e siamo davvero in tanti, sempre, ogni volta, quelle che sono state un po' le linee guida di Biomedical Report, l'itinerario, ecco, che ha voluto in qualche modo intrecciare in quest'ultimo mese e mezzo. E devo dire che è un lavoro, sicuramente molto importante, molto significativo, che rappresenta anche una frontiera che di questi tempi, devo dire, fa un po' anche la fortuna di chi ha voglia di incuriosirsi e di approfondire alcune tematiche, e di non limitarsi semplicemente a subire le informazioni che spesso dai media arrivano in maniera caotica e molto spesso difficile da codificare, da decodificare. Professor Minelli. Sì, grazie Marco. Sicuramente voglio dire, l'approccio più che multidisciplinare, direi meglio interdisciplinare su tematiche complesse, diventa un impegno assolutamente prioritario, soprattutto quando si è di fronte a fenomeni complessi. Nessuno può, come dire, giovarsi o può autoproclamarsi come detentore del sapere assoluto, perché nessuno lo è, nemmeno il più grande degli scienziati può detenere il sapere relativo a tutto. C'è bisogno che come dire, ma un maggior numero possibile di competenze, ecco, si mettano insieme a ragionare, magari anche confrontandosi, a volte anche scontrandosi, per carità. Ma da questo insieme di situazioni deve venire fuori una voce unica, una voce univoca, una voce armonica, altrimenti si rischia di creare una gran confusione. Tu hai citato la storia di questi giorni, più che di questi giorni e di questi mesi, che, voglio dire, tutto sommato finisce per creare una situazione di un minimo di disagio, voglio dire, all'interno di chi si pone come soggetto non esperto e che si attende appunto dall'esperto una notizia che possa essere la più possibile univoca, la più possibile sinergica, la più possibile concertata tra specialismi diversi.
Ora, questo appartiene a tutti i fenomeni complessi, appartiene soprattutto all'area medica, all'area della sanità, all'area della sanità che diventa pubblica, all'area di chi si aspetta un messaggio che possa, se non tranquillizzante, almeno essere, ripeto, univoco nella sua formulazione finale, nella sua formulazione conclusiva. Per questo ho cercato e continuo a cercare all'interno di questi appuntamenti delle persone con le quali, intanto delle persone che siano assolutamente prestigiose nel loro ruolo, questo sicuramente è un fatto fondamentale perché la scientificità del messaggio deve essere sempre comunque garantita. E quindi di volta in volta ho cercato delle personalità scientifiche e continuerò a cercare, continueremo a confrontarci con delle personalità scientifiche di grande impatto, di grande rilievo, di grande caratura scientifica, con le quali appunto poter interagire su tematiche che afferiscono all'ambito specifico dell'immunologia clinica e all'ergologia, perché voglio dire partiamo da questo ambito e non ci spostiamo da questo ambito, ma siccome l'ambito dell'immunologia è un ambito che tocca aspetti i più diversi, è evidente che c'è bisogno appunto di competenze le più diverse e le più diversificate con le quali appunto potersi credibilmente confrontare. Oggi è la volta del professor Calamita. Giuseppe Calamita è un caro amico, persona straordinariamente, come dire, esperta dell'argomento che oggi tratteremo, che io seguo da anni, voglio dire, nelle sue lezioni con il quale ci siamo confrontati più volte, con il quale abbiamo anche pubblicato insieme, e che, voglio dire, mi ha dato questa grande, grande soddisfazione di essere qui presente tra noi oggi, in modo tale da poter appunto arricchire con il suo contributo straordinario le cose che andremo a dire. Le cose che andremo a dire è che oggi in particolare, poi l'argomento verrà trattato anche in altre puntate successive con altri ospiti, si riferisce, lo diceva prima il nostro conduttore, al microbiota intestinale, un mondo straordinariamente grande, un mondo eccezionalmente proprio fantastico sotto diversi aspetti, perché decisamente stimolante sul piano culturale e scientifico. Chiederei al nostro regista, che come sempre ringrazio, Paolo Romita, di mandare la prima slide, nella quale appunto viene descritto il microbiota come una sorta di partner invisibile, nel senso che quasi nessuno se ne accorge, o perlomeno fino a pochissimo tempo fa nessuno se ne accorgeva, veniva passato come la flora batterica intestinale, questo termine di flora che riecheggiava anche un qualcosa, sai, di molto, come dire, leggiadro, cioè qualcosa di floreale, voglio dire, come se tutto fosse appunto rose e fiori, cosa che vedremo poi non essere assolutamente, quindi un partner invisibile decisamente pesante sotto diversi punti di vista, pesante anche come peso, visto che soltanto nel colon, soltanto in una parte dell'intestino, in termini di batteri, è contenuto almeno 1 chilogrammo di batteri. 1 chilogrammo di batteri sono appunto il microbiota del colon, tralasciando il tenue, tralasciando lo stomaco, ma 1 chilogrammo di batteri, che vuol dire che il microbiota soltanto del colon pesa più del cuore, pesa più o meno quanto il fegato, pesa più o meno quanto il cervello, quindi diciamo è una massa ben, ben voluminosa che, voglio dire, non può, in ragione di questo suo volume, non influenzare quelle che sono le performance complessive del nostro organismo. E diciamo che normalmente l'organismo umano ospita, lo vedete in questa slide, almeno 5.000 specie batteriche diverse, un lavoro che è riportato, lavoro anche piuttosto recente, che è riportato nella parte bassa di questa slide, lavoro condotto da alcuni italiani, ci specifica che il microbiota umano è composto, per la precisione, da 4.930 diverse specie batteriche che vivono, si dice, in simbiosi, quindi in equilibrio con l'organismo umano ospitante. Tenete conto che quando noi parliamo di microbiota riferendoci alla componente batterica del microbiota, che è una delle componenti del microbiota, perché poi c'è anche la componente virale, c'è la componente fungina, ci sono una serie di ulteriori ospiti, ma la parte sicuramente più studiata è quella batterica. Andiamo con la successiva, Paolo.
che ci dice come questo numero approssimativo di batteri che colonizzano nell'insieme l'intestino dell'uomo è pari a 10 elevato alla 14esima, cioè circa 100.000 miliardi di batteri che sono variamente rappresentati. Diversi sono i metodi con i quali si è proceduto ad isolare, da un metodo culturale che si è rivelato poco efficace, a metodi molecolari, la PCR inizialmente, la Next Generation Sequencing successivamente, con i quali è stato possibile identificare questi sei principali grandi famiglie batteriche, chiamiamole così, si chiamano filum. Questi filum più importanti sono, li cito perché poi torneranno sicuramente anche nel discorso che Giuseppe Calamita farà successivamente, si chiamano Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria e Verrucobacteria. Sono le sei grandi famiglie principali, non sono le uniche ovviamente. La successiva, per dire che grazie appunto al discorso del microbiota dobbiamo sicuramente abituarci e dobbiamo entrare all'interno di un nuovo lessico, di una nuova formulazione proprio lessicale del nostro linguaggio. Allora qui mi soffermo un attimo prima di passare la palla eventualmente al professor Calamita, per dire che con il termine di microbioma, quindi adesso sto parlando di microbioma, si intende sia la totalità dei batteri che vivono in simbiosi, quindi in equilibrio con l'organismo del soggetto che ospita, e quindi forse impropriamente si utilizza il termine microbioma come sinonimo di microbiota, perché in realtà è il microbiota che è la totalità dei batteri, perché il termine microbioma, a tutti gli effetti, si riferisce al genoma, e cioè alla totalità dei geni presenti nei diversi microrganismi che compongono il microbiota. Quindi, mentre il microbiota sono i batteri, il microbioma sono l'insieme di geni che sono presenti nei microrganismi che noi ospitiamo nel nostro intestino. Allora, con riferimento al concetto di microbioma, inteso come insieme di geni, la prima cosa importante da dire fa riferimento alle dimensioni. Secondo stime che sono abbastanza aggiornate, rispetto, e qui vi prego di fare attenzione, rispetto ai 20-25 mila geni di cui è composto il patrimonio genetico dell'uomo, si chiama genoma umano, il microbioma intestinale, cioè l'insieme dei geni dei batteri che noi abbiamo nel nostro intestino, può contare su un insieme di funzioni genetiche che è almeno 1000 volte superiore, arrivando a contare 22-24 milioni di geni. Quindi andiamo dai 20-25 mila geni di cui è composto l'organismo umano ai 22-24 milioni di geni di cui è composto il microbiota. Quindi fate un po' voi la valutazione per sapere e per capire chi decide all'interno del nostro organismo. E quindi questo insieme infinito di geni si dispone a svolgere un numero enorme di funzioni che l'essere umano in quanto tale da solo non potrebbe esercitare se non fosse in continuo equilibrio con i batteri che abitano nel suo intestino, nel suo organismo. Solo a mo' di esempio, basti considerare che mentre il genoma umano, cioè i geni nostri dell'uomo, può contare su appena 17 geni che producono enzimi implicati nella degradazione degli zuccheri, nel microbiota intestinale se ne possono contare quasi 16.000. Quindi i batteri che colonizzano l'intestino dell'uomo sono in grado di degradare quantità e varietà di zuccheri molto più alte di quelle che l'uomo sarebbe in grado di digerire da solo. Quindi l'essere umano beneficia dell'alto potere di estrarre nutrienti assimilabili che gli viene conferito proprio dalla presenza del microbiota intestinale, che evidentemente possiede potenziali di smaltimento, di degradazione degli zuccheri complessi, incluse le fibre, che l'uomo da solo non digerirebbe mai, dei quali l'uomo appunto è di per sé sprovvisto. Quindi, come tutti gli organismi superiori che popolano il pianeta, l'uomo si comporta come, lo vedete nella parte bassa di questa slide, come olobionte, cioè si comporta come soggetto nel quale cooperano insieme la parte umana e quella microbica che vive appunto in simbiosi
con l'organismo umano che ospita. Questo è un argomento importantissimo di cui tener conto, perché se non si parte da queste premesse non si capisce il ruolo centrale, centralissimo, importantissimo che il microbiota svolge appunto all'interno del nostro organismo. Velocemente andiamo alla prossima slide, ecco, per dire che il numero di batteri generalmente aumenta scendendo lungo il tratto gastrointestinale, quindi dai pochi batteri che si trovano nello stomaco ne troviamo 10 elevato alla quinta nel tenue, per poi arrivare a numeri decisamente più alti nel colon. Andiamo avanti pure velocemente. Qui ci sono il microbiota, ecco, altro argomento importante, lo dico al volo, non è soltanto quello intestinale, ma c'è anche un microbiota a livello di pelle, a livello di cavità orale, a livello di cavità nasali, le narici, a livello di vie respiratorie, a livello di appunto apparato gastrointestinale e a livello di apparato urogenitale. La cosa importantissima, si vedono distanti, ma è molto importante, che il microbiota dell'apparato genitale è completamente diverso in termini di composizione tra maschio e femmina. Vedete, nella parte più bassa della slide, vedete a destra il microbiota delle vie genitali femminili rispetto a quello maschile che invece vedete sulla sinistra. Già dai colori si evidenzia come sia proprio differente la composizione del microbiota intestinale nel maschio e nella femmina a livello dello stesso distretto, dello stesso apparato. La prossima, batteri intestinali che esercitano una serie di funzioni, su queste magari poi si ritornerà a parlare successivamente, andiamo pure avanti Paolo, grazie, tante funzioni differenti, andiamo avanti, andiamo alla prossima, così velocizzo, ecco, soltanto mi vorrei fermare solo su questa, prima di passare la parola, che un approccio molto importante che spesso viene misconosciuto è quello che i batteri intestinali sono anche importantissimi nel metabolismo dei farmaci, nel metabolismo dei cosiddetti xenobiotici, cioè di quelle sostanze che noi assumiamo dall'esterno e che in qualche modo, voglio dire, ci servono per, come terapie, come integratori, come supporti alimentari, eccetera. Bene, i batteri intestinali, si è visto, sono in grado di intervenire pesantissimamente nel metabolismo dei farmaci, rendendo i farmaci, trasformandoli, convertendoli in metaboliti, cioè in frammenti, che possono essere efficaci, condizione questa per la quale, grazie alla quale noi riusciamo in qualche modo a far sì che il farmaco ci funzioni, sia davvero efficace, possono renderli inefficaci, quindi noi prendiamo un farmaco ma da quel farmaco ci aspettiamo effetti che non arriveranno mai, oppure addirittura possono essere tossici, cioè quei farmaci trasformati in qualche modo dai batteri possono svolgere un effetto tossico, possono darci effetti collaterali. Questo è molto importante ed è un approccio importante a quello che si chiama farmacomicrobica, cioè quanto i batteri intestinali influenzano l'efficacia dei farmaci che prendiamo, e ci sono dei lavori, la successiva, dei lavori che furono pubblicati su Science nel 2015, quindi anche abbastanza datati, in cui si vedeva come l'efficacia di alcune chemioterapie nei pazienti oncologici dipendeva dalla composizione del microbiota intestinale del paziente, cioè cambiando il microbiota intestinale del paziente, farmaci che prima non, chemioterapici voglio dire, che prima non funzionavano, hanno cominciato a funzionare, quindi a decidere se un farmaco possa funzionare o no, possono contribuire sicuramente i batteri della nostra flora intestinale. Altra condizione importantissima è sicuramente rappresentata dal discorso dell'alimentazione, dal discorso della dieta, cioè quanto, se intervengono nel metabolismo dei farmaci, i batteri intestinali non intervengono anche nel metabolismo, nelle funzioni metaboliche ordinarie relativamente a ciò che mangiamo. Questo un po' è l'argomento di oggi, per il quale ovviamente lascio completamente la parola al nostro ospite. Grazie a Mauro Minelli. Professor Calamita, mi pare di poter dire, alla luce di quanto ci ha detto in questi minuti Mauro Minelli, che viene quasi difficile da pensare che sono i batteri ad essere nostri ospiti. Più che altro, no, potremmo dire che siamo noi ospiti di questi milioni e milioni
centinaia di milioni di batteri. Allora, professore, come la dieta, quello che è il farmaco probabilmente più importante che assumiamo nella nostra vita, cioè il cibo, no? L'alimentazione, come l'alimentazione, come le diete possono influire, possono influenzare la nostra flora intestinale? Grazie, dottor Penna. Allora, innanzitutto parto con una considerazione filosofica, ma fino ad un certo punto. Cioè, se la matematica non è un'opinione, avendo, essendo noi olobionti costituiti da 9 cellule su 10 da cellule batteriche, ed essendo una su 10 una cellula nostra, se noi vogliamo parlare di noi stessi, perché in realtà noi stessi siamo un insieme, probabilmente siamo più microbici che umani, questo è oggettivo e non c'è niente da dire, se non da ringraziare queste specie che vivono nel nostro organismo, con le quali siamo in simbiosi, e a questo si aggiunge il numero straordinariamente elevato di geni non ridondanti, come diceva il dottor Minelli, che compensano e danno la possibilità di svolgere attività vitali nel loro completo e nella loro massima efficienza grazie alle proteine da loro codificate. Io faccio un attimo un passo indietro, se è possibile avere la prima slide. Sì. Ecco, intanto è importante, sono un fisiologo come formazione, quindi cominciamo col focalizzare la situazione in termini fisiologici. È importante rilevare che il nostro microbiota nel corso degli anni cambia fisiologicamente, cambia sia in termini di rapporto quantitativo fra i vari batteri presenti, sia in termini numerici. Questo è un fatto estremamente importante, perché il vero segreto di quella che si chiama eubiosi, quindi la condizione ideale per poter supportare la nostra fisiologia, è che le varie specie siano presenti nei giusti rapporti, perché un batterio può essere sì benefico, ma se presente in quantità non adeguate, nel senso sia dell'eccesso sia del difetto, può rivelarsi dannoso. Come potete vedere sulla sinistra di questa slide, alla nascita, anche se questo è un concetto molto discusso, alla nascita il nostro intestino è privo di batteri. Devo dire che negli ultimi anni ci sono indicazioni molto forti sul fatto che in realtà ci sia già una prima colonizzazione durante la vita fetale, ma lasciamo questo aspetto. Come vedete, il numero di batteri aumenta gradualmente nell'arco dei primi 2 anni. Aggiungo che l'aumento sia in termini numerici sia e soprattutto in termini di diversificazione, quello che avviene nel primo anno di vita, è fondamentale, perché determina quello che poi sarà l'imprinting per tutta la vita. Subito dopo lo svezzamento, e quindi questo fa capire l'impatto della dieta sulla composizione e sul numero dei batteri, c'è un incremento esponenziale dei batteri, ripeto ancora una volta, sia in termini di ricchezza sia in termini di numero, che si manifesta per tutta la vita adulta, ed è anche fisiologico che ad un certo punto nella vita si entra in una situazione per cui sia il numero sia la ricchezza di questi batteri si riduce. Quello che vedete sulla destra è un grafico molto importante che in un certo qual modo deve fungere da, se vogliamo, da riferimento principale per la condizione eubiotica. Quindi, come potete vedere, i vari gruppi batterici, questi sono quelli fra i più rappresentati, alla nascita prevalgono i coliformi e sostanzialmente i bifidobatteri. Con lo svezzamento si assiste, dicevo prima, ad una variazione importante di quelli che sono i rapporti numerici oltre alla carica totale, e queste condizioni che voi vedete, non entro nel merito, ma il grafico è già di per sé molto chiaro, vengono mantenute durante la vita adulta. Faccio un esempio pratico: i famosi bifidobatteri che noi tanto riscontriamo anche negli spot pubblicitari sono sicuramente fra quelli più importanti, e
seguendo l'andamento, si nota che nel momento in cui si passa da quella che è l'età adulta cosiddetta giovane verso l'età adulta anziana, c'è un decremento dei bifidobatteri, e questo spesso si associa anche a variazioni di tipo metabolico. Quindi diciamo che questo è un po' il credo al quale bisogna riferirsi nel momento in cui si voglia ripristinare la cosiddetta eubiosi, quindi le condizioni ideali relative alla ricchezza e al numero di batteri del nostro intestino. Prossima slide. Ora, diceva prima il dottor Minelli, le funzioni svolte dal microbiota intestinale sono enormi, e devo aggiungere che sono in continua scoperta nuove funzioni. Sono tante e, come vedete, sono intersecate fra di loro. Sostanzialmente possono essere distinte in tre funzioni principali: metaboliche, protettive, sono quelle di difesa, e quelle trofiche strutturali. Noi nella fattispecie ci concentreremo di più sull'aspetto metabolico, ma attenzione, l'aspetto metabolico, come dicevo, è molto correlato. Per esempio, anche molte attivazioni a livello del sistema immunitario sono dovute a shift metabolici che avvengono in cellule che fanno parte del sistema immunitario. Quindi in realtà non è solo un fatto legato al bilancio dell'energia del nostro organismo, ma sono variazioni di tipo metabolico che hanno a che fare anche con le altre funzioni. Prossima slide. Ora, si diceva prima, diceva il dottor Renno, un aspetto molto importante è capire se la dieta impatta il nostro microbiota intestinale o se il contrario. Anticipo dicendo subito che in realtà il tutto deve essere visto nelle due direzioni, quindi c'è una relazione vicendevole. La dieta impatta sul microbiota, ma anche il microbiota a sua volta impatta su quella che è l'azione della dieta. Questa slide è molto indicativa in questo senso, nel senso che i componenti della dieta comunque agiscono sulla composizione del microbiota, che grazie agli enzimi prodotti, codificati e quindi secreti da questi batteri, una serie di componenti della nostra dieta sono modificate, e i prodotti che ne derivano, oltre ad avere una rilevanza di tipo metabolico, come potete vedere, hanno azioni su vari compartimenti dell'organismo, sistema nervoso e cervello. Basti pensare all'uso che si sta facendo con grande successo dei cosiddetti psicobiotici nella gestione dell'umore, dello stato mentale, soprattutto in situazioni di tipo anche psichiatrico. L'aspetto relativo al metabolismo, che vedremo meglio nelle prossime slide, l'aspetto relativo anche a delle patologie, per cui se alcuni prodotti derivanti dalla fermentazione batterica sono prodotti in quantità eccessiva, possono portare a condizioni patologiche come la steatosi epatica, senza contare lo stato di infiammazione che fra l'altro si associa, come vedremo fra un po', fra qualche slide, in condizioni di obesità. L'infiammazione è una situazione in alcuni casi cronica che a lungo andare influisce tantissimo. E dicevo prima, l'azione di metaboliti derivanti dai batteri su quella che è la fisiologia, l'attivazione, la maturazione, soprattutto nei primi anni di vita, del sistema immunitario. Quindi questa un po' è una rappresentazione molto chiara che fa capire come metaboliti derivanti dall'azione di enzimi batterici possono controllare di fatti virtualmente tutti i distretti del nostro organismo. Prossima slide. Ecco, qui io comincio ad entrare nell'aspetto squisitamente metabolico, dopodiché passerò la parola al dottor Minelli. Il dottor Minelli diceva prima, rilevava un aspetto estremamente importante, e quindi ci tengo a sottolinearlo. Diceva che di tutto ciò che viene assunto dalla dieta, una parte assolutamente non trascurabile non viene digerita dagli enzimi secreti dal pancreas e dall'intestino. Questa quantità non è assolutamente trascurabile. Aggiungo che proprio sulla base di queste conoscenze, negli ultimi 15-20 anni il microbiota intestinale ha acquisito un'importanza notevole. Mi spiego, ci sono
componenti come carboidrati, proteine e anche altri componenti che non appartengono a queste categorie, quantità importanti, come potete vedere sulla parte destra della tabella. Per esempio, ci sono delle forme di amido resistente all'azione aminolitica delle nostre amilasi, quantità che vanno da 5 a 35 grammi al giorno, 10-25 grammi di polisaccaridi non digeribili. Sono tutte sostanze che possono essere digerite, ossidate in assenza di ossigeno da parte dei batteri, portando alla produzione di una quantità notevole di energia. Questo fa capire come, a parità di dieta, il profilo del microbiota intestinale di un individuo può estrarre dalla dieta una quantità di energia diversa, e fa anche capire come, quando questa situazione è sbilanciata verso quei batteri che aumentano la capacità di estrarre energia dalla dieta, può portare ad un eccessivo accumulo di energia nel nostro organismo, accumulo che, come sapete, sostanzialmente avviene a livello del tessuto adiposo sotto forma di grassi. Io mi fermerei qui e passerei la parola al dottor Minelli per entrare nel contesto, diciamo, più patologico, clinico dell'obesità. Ecco, grazie al professor Calamita. Vorremmo capire, Minelli, appunto, quali sono i rischi, no? Arrivati a questo punto del percorso che abbiamo affrontato, per esempio in termini di obesità, che cosa avviene? La modificazione del microbiota, come può pregiudicare in qualche modo la salute e quali rischi corriamo? Evidentemente a seguito di qualche dieta sballata. Per sì, certamente. Passiamo subito con le slide, visto che insomma il tempo è anche stringe da questo punto di vista. Con le mie slide, dal punto in cui ci eravamo fermati, Paolo, perché con le slide è più facile ragionare di dando anche delle immagini. Andiamo pure avanti, andiamo con la successiva, andiamo con le prossime. Ancora, procediamo. Ecco, magari fermiamoci un attimo qui, anzi con la successiva ancora. Eccola qui. Questa è un po' un'idea, o perlomeno è un'immagine, che fornisce un'idea precisa di quelle che possono essere le dinamiche fondamentali attraverso le quali si può realizzare quel passaggio di disbiosi di cui parlava prima il professor Calamita. La disbiosi sarebbe un'alterazione della normale composizione del microbiota intestinale. Quando il microbiota è ben composto si parla di eubiosi. Quando il microbiota si scompone, si altera, si modifica la sua composizione, si parla di disbiosi. Bene, questa che vedete è, voglio dire, in maniera molto schematizzata, ripropone in maniera schematizzata l'immagine di una barriera intestinale, di una parete intestinale normale. Vedete le cellulone, le cellule epiteliali sono sormontate da quelle estroflessioni che si chiamano villi, tra una cellula e l'altra ci sono quelle specie di ponticelli, quelle specie di legami che tengono unite appunto le celluline tra di loro. Bene, questa condizione di normalità garantisce una condizione assolutamente fisiologica, che è quella di un intestino impermeabile, che cioè lascia passare tutto quello che deve passare attraverso le cellule epiteliali. Si possono realizzare dei danni per una serie di fattori su questa struttura, per cui da questa condizione di normalità possiamo passare ad una condizione di totale anormalità nella prossima slide, per effetto della quale notiamo che, appunto, da un intestino assolutamente legato, unito, con cellule composte, con cellule ben strutturate, con cellule ben conformate, si passa ad un intestino che da impermeabile diventa permeabile, diventa bucato, si parla di leaky gut syndrome, di sindrome dell'intestino gocciolante, perché, lo vedete, si rompono i ponticelli che tengono unite le cellule tra di loro, le cernierine si aprono, si può addirittura rompere, bucare l'elemento cellulare, determinando alterazioni di tipo intercellulare o intracellulare della permeabilità intestinale, e questa condizione è una condizione che favorisce decisamente il passaggio di batteri che noi abitualmente introduciamo con la dieta, che abitualmente perderemo fisiologicamente, ma che, trovando spazi aperti, occupano appunto quegli spazi
cambiando i connotati del nostro microbiota intestinale. Ecco allora che si generano quelle condizioni di eubiosi, questo, di disbiosi, questo è il caso più classico, ma poi ci sono una serie di ulteriori fattori che intervengono nella genesi delle disbiosi, e cioè abuso di antibiotici, per esempio, disfunzioni del sistema immunitario, abusi dietetici, e cioè scompensi dietetici che possono, come dire, creare situazioni particolari, ne parlava prima Giuseppe, situazioni particolari per effetto delle quali, voglio dire, ci ritroviamo una componente microbica assolutamente anomala, assolutamente alterata, che può in qualche modo generare patologia. E le patologie, lo diceva sempre Calamita prima, sono le più diverse. Si va dalle patologie gastrointestinali a quelle metaboliche, ma poi anche a quelle neurologiche. Avete sentito parlare di psicobiota. Lo psicobiota è quella parte del microbiota che sembra avere un ruolo importantissimo anche nei compensi o negli scompensi dell'ambito neuropsichico sostanzialmente, quindi anche lì occorre intervenire, ne parleremo sicuramente in qualcuna delle prossime trasmissioni, ma anche disfunzioni di ambito immunologico, di ambito allergico o di ambito, voglio dire, persino tumorale, perché anche questo fa parte del quadro. Vediamo la successiva slide. Sì, queste sono le funzioni di cui già Calamita ha parlato, cioè sintesi di vitamine, sintesi di recupero di energia dalle fibre alimentari, funzioni protettive sulla mucosa intestinale, la successiva ancora, funzioni che fanno riferimento alla preventiva sulla genesi di neoplasie gastrointestinali, sintesi di sostanze protettive del nostro organismo, dell'intestino in particolare, azione immunomodulante. Andiamo avanti, la successiva, per dire, qua si vede molto male, per dire che appunto ci sono una serie di situazioni patologiche che fanno riferimento certamente a condizioni di equilibrio indotto dalla componente batterica intestinale, a situazioni di patologie connesse con queste, e tra le patologie appunto c'è sicuramente, l'abbiamo sentito, la obesità, ci sono sicuramente disfunzioni metaboliche, tra cui la sindrome da insulino resistenza, tra cui il diabete di tipo 2, tra cui la gotta, tra cui le steatosi epatiche non alcoliche, le NASH, di cui Calamita è un super esperto, ma anche e soprattutto disfunzioni che fanno riferimento al discorso delle nostre diete. E qui appunto vorrei invitare Giuseppe Calamita a, come dire, a sottolineare quelli che possono essere gli aspetti diversi, d'accordo eventualmente con il conduttore, a cui ovviamente fornisco la linea subito, perché appunto sono le cose che possono interessare di più chi ci ascolta. Grazie a Mauro Minelli, mi sembra utile passare subito il microfono al professor Calamita, anche in ragione del tempo che stringe, abbiamo gli ultimi 7-8 minuti a disposizione in totale prima di chiudere. Allora, prego. Se è possibile avere la slide? Sì, pronta la regia di Paolo Romito. Grazie Paolo, la prossima, anzi la successiva ancora? Prossima? Ecco qua, molto semplicemente per dire quanto la dieta impatti sul microbiota intestinale. Il microbiota intestinale degli erbivori e dei carnivori è molto diverso. Tenete conto che molti enzimi che agiscono sui macronutrienti sono di origine batterica, e c'è una distinzione molto netta, per cui regimi alimentari a lungo termine, come potete vedere, modulano il microbiota intestinale. In particolare i vegetariani e i vegani perdono addirittura la capacità di metabolizzare la L-carnitina, che è molto abbondante nelle carni rosse, quindi difatti hanno più difficoltà a digerire le carni rosse qualora le dovessero assumere dopo una dieta così lunga. Prossima slide. Allora, in questo schema quello che potete vedere è un po' quello che dicevo prima. Chi condiziona l'altro? In realtà l'azione è di tipo vicendevole, perché la dieta porta, oltre ai macronutrienti, probiotici e prebiotici. I probiotici e i prebiotici
hanno una forte azione sul microbiota intestinale. Gli stessi probiotici sono batteri che poi andranno effettivamente a riprodursi, a proliferare nel nostro intestino, i cosiddetti probiotici. I prebiotici hanno una forte influenza sullo sviluppo dei batteri. L'azione del microbiota intestinale è notevole sul metabolismo dell'ospite, che a sua volta è molto legato a ciò che viene assunto. Avremo modo di vedere qual è l'impatto di alcune tipiche diete sul microbiota intestinale e di conseguenza sull'obesità, intesa sia come peggioramento sia come miglioramento. Prossima slide. Ora, qui, come vedete, ancora una volta, i fattori, parliamo di situazioni multifattoriali, pertanto è chiaro che bisogna sempre affidarsi a persone esperte, perché è una situazione complessa con tanti fattori che vanno gestiti tutti contemporaneamente. Prossima slide. Ecco, quello che ci tengo a dire qua, al di là delle tante mode, ci sono studi che si stanno facendo, sia su studi a carattere scientifico con persone addetta ai lavori e preparate, studi che vengono fatti sia su soggetti obesi, sia su modelli animali di obesità. Il quadro del microbiota intestinale in casi di obesità è molto chiaro. Ci tengo a dire che un aspetto preponderante è l'aumento del rapporto fra i firmicuti e i bacteroidetes, che sono, come diceva il dottor Minelli, Mauro, sono effettivamente i tipi maggiormente rappresentati. C'è un aumento della capacità di estrarre energia dalla dieta, motivo per cui aumenta l'accumulo di tessuto adiposo. Di contro c'è una diminuzione della diversità batterica. La diversità batterica è uno dei segreti del successo dell'azione benefica della microflora intestinale, per cui riducendosi la diversità si riducono anche le azioni benefiche. C'è un aumento delle enterobatteriacee e si assiste anche ad un aumento di Staphylococcus aureus nell'intestino, questo soprattutto nel caso di bambine e donne gravide in sovrappeso, e questo è stato correlato ad un aumento della colesterolemia. Prossima slide. Questi sono altri aspetti, li riassumo in poco tempo. Attenzione, perché oltre ad influire sulla capacità di estrarre energia dalla dieta, una condizione disbiotica come quella legata all'obesità ha un'azione anche sulla modulazione dello stato di sazietà e di appetito. Così come c'è un'azione anche sulla motilità intestinale, per cui i nutrienti, di conseguenza, essendoci una riduzione della motilità, vengono maggiormente digeriti e assorbiti, e quindi una maggiore quantità di energia che viene assunta. Prossima slide. Ecco, qui molto semplicemente, ovviamente non mi permetto di entrare nei dettagli, ma dico molto semplicemente, le conoscenze stanno facendo sì, stanno portando alla identificazione di prebiotici, perché di prebiotici ce ne sono diversi, non tutti per il tipo di patologia, parliamo dell'obesità, hanno un'azione benefica, per cui bisogna utilizzare il giusto prebiotico per poter incrementare la giusta popolazione di determinati batteri, riportando il tutto nell'equilibrio giusto. Ci sono studi, trials che sono fatti molto rigorosi, si stanno facendo, che stanno dando, come vedete sulla colonna di destra, effetti benefici scientificamente condivisi. Prossima slide. Ci sono anche interventi con determinati probiotici, i quali vengono gestiti sia in termini di identità della specie, dirò di più, identità dei ceppi, perché nel contesto di una specie ci sono diversi ceppi che rappresentano una specie, quindi il giusto ceppo, la giusta quantità per il giusto tempo. E anche su questo ci sono trials che stanno dando risultati molto interessanti relativamente all'approccio probiotico nel trattamento dell'obesità. Concludo con le diete, come Mauro anticipava e il dottor Renna prima. Attenzione, perché l'impatto delle diete sul microbiota intestinale in condizioni di obesità è notevole. La dieta occidentale, che come tutti conosciamo non essere assolutamente la dieta ideale,
determinano una serie di condizioni che peggiorano l'obesità, oltre a portare all'obesità, la peggiorano nel momento in cui si raggiunge questo stato. Viceversa, diete vegetariane e diete vegane sono dimostrate scientificamente avere un'azione di aumento dell'abbondanza di microbiota protettivo, un aumento dei protettori della barriera intestinale, ne parlava il dottor Minelli qualche minuto fa, un aumento dei batteri che producono butirato, che è uno degli acidi grassi a corta catena, una diminuzione dei produttori dei lipopolisaccaridi, che sono l'LPS, che è una delle molecole che maggiormente inducono una condizione di infiammazione cronica. La dieta senza glutine, dieta particolarmente pericolosa, nel senso, sebbene da una parte possa evitare lo scatenarsi di delle tipiche reazioni che si hanno in condizioni di celiachia, allo stesso tempo bisogna gestirla in maniera adeguata, perché porta ad una riduzione di quello che è il microbiota benefico e una riduzione di quelle che sono le risposte immunitarie. E la dieta mediterranea, viceversa, nota ormai da lungo tempo per i suoi effetti benefici. Potete vedere sulla colonna di destra quali sono le azioni sul lactobacilli, sui bifidobatteri e Prevotella. Prevotella è un genere di batteri nota per avere un'azione di contrasto dell'obesità, della obesità. E mi permetto di dire due parole sulla dieta tradizionale coreana, che è una dieta che negli ultimi anni si sta rivelando particolarmente benefica nella prevenzione e contrasto dell'obesità. È una dieta con un elevato consumo di verdure e alimenti fermentati e una moderata assunzione di legumi e pesci. Si è visto che ha un'azione particolarmente benefica sul contrasto dell'obesità. Quindi questo, insomma, in poche parole, per dire quanto la dieta possa influenzare l'obesità, sia in termini di prevenzione sia in termini di miglioramento nel momento in cui si è somministrata in soggetti affetti da obesità. Passo la parola, insomma, al dottor Renna. Grazie al professor Calamita, io la giro per la chiusura al professor Minelli, solo un didascalico commento alla fine dell'intervento di Calamita. Mi pare che da occidentali non ci siamo, ecco, dobbiamo fare i conti un po' anche con il gusto, no? Oltre che con la tradizione e le abitudini, mi sa che bisogna a questo punto diminuire un po' le carni rosse e i latticini. Sulla prima ci possiamo trovare, sulla seconda non lo so, no comment, è molto difficile per quanto riguarda almeno il sottoscritto. Rinunciare ai formaggi è una delle imprese più ardue che si possano contemplare. Minelli, al di là delle battute. Forse voleva parlare ancora Giuseppe. No, molto semplicemente volevo dire che si è occidentali perché siamo nell'Occidente, bisogna essere mediterranei e quindi cercare di avere nella dieta i prodotti della nostra terra, prodotti mediterranei dimostrati essere ricchi di prebiotici con un'azione su quella che è il microbiota benefico. Quindi assolutamente occidentali ma mediterranei. Bene, grazie. Sì, anche perché poi la dieta mediterranea, oltretutto, oltre a tutti i benefici di cui ha parlato Calamita, ha pure il grande beneficio di una longevità documentata, voglio dire, per cui anche questo è un ulteriore elemento che, insomma, dovrebbe quantomeno spingerci a coltivarla non poco. Spunti infiniti, spunti davvero tanti. Ringrazio il professor Calamita per il suo intervento, che è stato... Grazie a te, Mauro. Che è stato stringato sicuramente, necessariamente per questione di tempo, ma sarebbe straordinario sviluppare in tutti i suoi aspetti. Ha parlato di prebiotici, i prebiotici che sono diversi dai probiotici, i prebiotici che servono al probiotico per attecchire meglio a livello intestinale, all'interno di un concetto che è assolutamente rigoroso, che è quello di una personalizzazione degli schemi terapeutici, personalizzazione che deve prevedere l'assunzione, la prescrizione intanto, quindi la capacità del medico che prescrive di prescrivere il giusto probiotico alla giusta dose e per il tempo giusto,
con il giusto prebiotico, perché in una fermentativa dare il prebiotico più usuale che l'inulina potrebbe creare dei problemi, in quanto l'inulina è un fermentativo, è un FODMAP sostanzialmente, e quindi creerebbe situazioni di maggiore criticità. Quindi la competenza rimane uno degli elementi principali all'interno di questo discorso, nel quale si affaccia anche l'epoca dei postbiotici, quindi il prebiotico, il probiotico, e poi c'è il postbiotico, che sarebbe l'elemento metabolico estratto dal batterio che potrebbe essere efficace per favorire ulteriormente l'azione terapeutica di questi nuovi presidi, che sono veramente straordinari e che, ben maneggiati con cura, possono sicuramente fornire dei grandi risultati. Noi, devo dire, grazie anche a Giuseppe, abbiamo molto avviato questa procedura. Ci sono delle procedure diagnostiche che ci permettono di conoscere nel dettaglio la composizione microbica, almeno per quanto riguarda la componente batterica del microbiota, e sulla base di queste conoscenze prevedere quei profili terapeutici di reimpianto, di ripristino, ecco, della flora batterica, che possano essere in assoluto i più corretti. Ci stiamo muovendo, sicuramente non siamo proprio al tempo zero, ma non siamo nemmeno al tempo 10, siamo in una fase assolutamente iniziale, per quanto galoppante, di questo discorso fantastico, e che ci proponiamo appunto di approfondire ulteriormente. Lo faremo ulteriormente nelle prossime puntate del nostro appuntamento. Ovviamente richiederò a Calamita di intervenire in una delle prossime puntate, se lui vorrà, a noi farà sempre un grande piacere. E ovviamente ringrazio tutti, ringrazio Marco, ringrazio il nostro regista, ci vediamo ovviamente venerdì prossimo. Grazie a voi. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.